Ciao e benvenuti a un nuovo video. Allora, prima di tutto fatemi sapere se questa postazione un po' di fortuna vi può piacere, perché avevo da farvi vedere solamente questo prodotto e non volevo tirare fuori tutta l'attrezzatura video con gli sfondi e tutto il resto. L'attrezzatura è sempre quella, quindi fotocamera, microfono, luci, c'è tutto. Semplicemente è una postazione un po' di fortuna. Fatemi sapere anche le luci e la qualità audio perché ho messo un microfono supplementare oltre a quello della fotocamera, in modo che poi se si sente basso vado a prendere la traccia del microfono supplementare e la inserisco alzandola, quindi un po' di editing, ma si può fare. Le luci perché normalmente ne ho tre disposte più larghe, sono un po' molto compresse e quindi penso che la qualità dalle prove vada bene, ma sono flashata, quindi potrebbe essere, ma andiamo a mostrarvi che cosa voglio farvi vedere oggi. Dunque, questa è la VIP Selection di Pinalli in collaborazione con Puro Bio e ci piace tanto questa cosa. Me l'ha inviata Pinalli, quindi questo non è una collaborazione, ma è un prodotto gifted ed è una selezione di prodotti della Puro Bio, che dovrebbe essere in vendita, sì, sul sito di Pinalli a 39,90 fino a quando non va sold out. È un'edizione limitata, quindi al momento di registrare il video è ancora disponibile. Quando lo edito e lo carico, se ce ne saranno pochi pezzi, probabilmente non ci sarà più. Ma è un modo per provare i prodotti. Allora, andiamo ad aprirla. Ok, è molto carina. Dunque, da questa parte troviamo intanto una borsa riutilizzabile e ripiegabile che trovo carinissima perché è messa così ed è piccolina sicuramente, ma è perfetta da tenere ad esempio in borsa. Ecco, piccolina, si avvicina, ma ci mettiamo dentro i prodotti man mano che li apriamo, quindi è utilizzabile. Per me l'idea è carina, ma adesso, oltre alla borsa che ho già appoggiato, andiamo a leggerci il claim di Puro Bio. Allora, Puro Bio si impegna per ispirare, sensibilizzare e cambiare il modo in cui ci prendiamo cura di noi stesse verso il futuro più sano e sostenibile. Già solo qui abbiamo pensato ad una selezione di prodotti must have da inserire nella tua beauty routine e da custodire nella tote bag ripiegabile e riutilizzabile. Ma che carina! Allora, i prodotti sono 7, ma io direi 6, 6 più 1, vedendo così. Non so se rifarvela vedere. Ok. Perché se la muovo troppo cadono i prodotti. Allora, prima cosa dico 6 perché il primo che vedo è un temperino, a mio avviso utile, ma avrei magari inserito qualcos'altro. Però è carino. Aspettate che lo rimonto. Ok, temperino ha doppio ingresso, quindi per tutte le matite, quelle grandi e piccole, ed è così. Ok. E poi dopo è quello che sta al serbatoio, quindi quando è pieno si va a vuotare. Allora, è carino, sicuramente utile. Utile sì, non l'avrei inserito in questa bag, ma non l'ho fatta io. Vediamo ai prodotti. Intanto, prima troviamo quelli per capelli. Questo è uno shampoo delicato, 200 ml, ed è vegan, nickel tested, per capelli da normali a secchi. Eccolo qui. Shampoo delicato per la cura quotidiana e per l'igiene di tutti i tipi di capelli. Ok, vediamo la profumazione. Proprio delicata. È proprio delicato. Ok, lo shampoo lo proviamo sicuramente. Mettiamo giù, andiamo in ordine. In ordine troviamo anche questa. 5 vitamine, maschera capelli alle 5 vitamine e ci piace anche questa. Bello il fatto che abbia questa confezione in bustina, apribile e riutilizzabile, 40 ml. Dice che è un trattamento unico, rigenerare la luce naturale dei capelli spenti e privi di luminosità. Questa la provo oggi.
La maschera sfrutta un mix vitaminico naturale offerto dai suoi ingredienti principali, che voglio leggere: albicocca, passiflora e lampone. Lucidare e idratare i capelli. Tempo di posa 5-10 minuti. Questa la vado a provare, mi piace il pack anche da viaggio, volendo, ma comunque sia mi piace. E bella, bella, la maschera mi piacciono sempre, poi tutti i capelli mi piacciono sempre, da provare, da testare, perché sono ridotta molto. Li ho un pochino stressati, sì. Poi andiamo avanti. Oh, allora, aspettate, perché questo aveva un po' di colla, perché erano incollati sotto, ma alla fine si sono scollati. I corrieri non sono mai tanto delicati, ma comunque è arrivata. Allora, Bubble Mousse, detergente viso, 100 ml per tutti i tipi di pelle. Oh, non riuscivo a togliere la colla. Le mousse per il viso, detergenti, questa è fatta così. A me piacciono perché soprattutto con la doppia detersione, a me piacciono tanto. Ed è quindi dopo la fase oleosa, questa la schiumosa mi piace, schiumogena, non schiumosa. Non c'è di prodotto, ok, per tutti i tipi di pelle, quindi è un detergente classico. Questo lo proviamo. E siamo a 3. Prima di fare gli altri 3, io adesso vi sto mostrando così appena e dei prodotti che si presentano. Fatemi sapere nell'info box, non nell'info box perché quello lo scrivo io in info box, fatemi sapere nei commenti se qualcuno di questi prodotti l'avete provato, anche tra quelli che vi mostrerò, e se vi interessano ad esempio da sapere di più, perché sapete che sul canale faccio anche le recensioni approfondite, quindi il test su strada, le prove, quindi per una recensione più approfondita, 1. Seguitemi sul canale, 2. Fatemi le richieste e testerò i prodotti. Sto facendo le recensioni e gli ultimi prodotti che mi avete chiesto, quindi vi ascolto tutte. Andiamo avanti con una crema viso idratante leggera A più P3 Complex, ok, è carina, ma vorrei sapere proprietà antiossidanti, arricchita, glicerina vegetale, acqua di fiordaliso, estratto di mirtillo e bacche di goji. Bacche di goji ci piace. Crema leggera con acido ialuronico. Andiamola ad aprire, 30 ml ve l'ho detto, è questa qui. Quindi abbiamo Aircare Skincare, non si apre così, si apre così. Ok, ha un profumo abbastanza neutro. La crema effettivamente è abbastanza leggera per essere una crema idratante ed sulla pelle misto grassa la consiglio alla sera, almeno da provare, poi vedete come si comporta la vostra pelle, però non applicatela sotto il make up perché comunque è una crema idratante, quindi un po' di corposità ce l'ha sotto il make up. E a proposito di make up, per la pelle secca invece è normale o secca, o se non vi truccate è già assorbita, quindi da provare. Quindi abbiamo 2 prodotti capelli, 2 viso. Concludiamo con i 2 prodotti make up che vedo qui. Partiamo da Long Lasting, ecco qui, ed ecco che si spiega anche il perché delle tempera matite. Questa è una matita ed è nera, matita occhi. Bella nera, mina bella scrivente, assolutamente niente da ridire. La proverò, però per adesso assolutamente niente da ridire. E concludiamo con l'ultimo prodotto, che è questo, e questo è il mascara volume extra, questo è il Black to Black, questa è la confezione.
mascara long lasting effect fino a 12 ore di durata, volume extra. Andiamo ad aprirlo. Bello, questo non l'avevo visto. Bello, bello fatto così, andiamo a vedere lo scovolino. È a clessidra, quindi un pochino più cicciotto ai lati e più sottile nella parte interna. Da provare, però mi sembra un nero abbastanza nero, così a occhio, e dello scovolino applicatore mi sembra valido per avere un effetto volumizzante. A questo punto io metterò questi prodotti sotto test subito e voglio sapere da voi cosa ne pensate, se qualcuno vi ispira, se vi incuriosiscono, se li avete provati e quali mi consigliate di provare per primi. E niente, con questo è tutto, fatemi sapere tutto nei commenti, io spero sia stata utile, vi ho tenuto più in compagnia, vi ho fatto conoscere qualche prodotto nuovo, come sempre ringrazio Pinalli e Puro Bio per questo prodotto, questa box, la VIP Selection, che comunque periodicamente Pinalli fa uscire delle VIP Selection in collaborazione con un brand per un tempo limitato, quindi è un'edizione limitata. Se vi incuriosiscono e vi interessano, tenete d'occhio ed Instagram di Pinalli oppure il sito, ed ci sono sempre cose interessanti. E niente, io con questo chiudo e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao! Ciao! Ehi, sono qui! Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale, solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!